La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Marvin mi fa oh. Ciao. Ciao. Ma questo è sporcizia. Ah no, questo. Come stai Alaska? Tutto bene? Che bei capelli, sì, che bella giara. Le giare sono quelle dei cosa sono le giare? Una carta di Yu-Gi-Oh? In realtà tipo dovrebbe essere semplicemente forse tipo una coroncina. Ah sì, allora sì, hai questo alone. È un vaso. No, allora non sei un vaso ovviamente, sei una sei Alaska. Come stai? Come va? Cosa è successo in questi giorni che non ci siamo visti, non ci siamo sentiti, non abbiamo avuto corrispondenza al di fuori di quella della live? Grazie per i beat, cazzo. Va tutto bene. Tutto bene? È stato piacevole per te entrare in una mia live oppure ti sei pentita un po'? No, fa soltanto un po' paura perché mi spaventa il pensiero di tutte quelle persone che mi guardano. Non sono abituata per niente. Ma stai tranquilla. Senti Alaska, tu non vuoi parlare della tua vita sentimentale, giusto? Giusto? Sì, non voglio. Ok, come mai? Perché c'è una situazione un po' complicata, un po' particolare e delicata. No, vabbè, ovviamente non voglio andare dentro nel dettaglio, ma cioè nel senso, cioè col tuo fidanzato siete un po' o fidanzata o fidanzat, siete un po' messi mal. È che è una situazione veramente complicata, difficile anche poterla raccontare in poche parole. Va bene, certo, ma ci mancherebbe. Senti Alaska, tu hai delle... cioè, guardandomi come persona, per quel poco che ovviamente mi hai conosciuto, perché la nostra conoscenza ovviamente si può racchiudere in pochi minuti, un'oretta forse totale in generale. Avresti delle domande da farmi in particolare... che ti interesserebbe sapere della mia persona, non lo so, qualcosa che vorresti indagare oppure non te ne frega un cazzo di quello che sono? Più che altro che non sono molto brava a socializzare, quindi per me è un po' complicato. No, sei tranquilla, mamma mia, il mio cuore. Però se posso magari chiederti qualcosa è... Non so, tipo come fai a fare quello che fai, cioè, essere guardato da così tante persone. È una cosa così tanto lontana da me che tipo un po' viene da chiedertelo. È una bellissima domanda, Alaska. Lea, mi ricordo il tuo nome, un nome bellissimo che quando vado a dormire lo ricordo. E mi addormento pensando a Lea, nel senso al nome, non alla persona. Può essere anche la persona, ma Lea era anche Ileus ai tempi della Viscardi. Ci può veramente... Cioè, è un nome comune, era anche il nome di un... Non vorrei dire di un cane, però è di un cane. Cioè, nel senso, è di un nome di tutte le di tutti, capito? Cioè, Lea può essere generalizzato ad ampio spettro, ampia gamma. Non so come dirlo. Comunque penso a tutto. La domanda qual era? Come fai a fare quello che fai? Essere guardato, essere così sciolto, naturale... Guarda, è questione di tanta sfacciataggine, tanta voglia di non avere niente da perdere, di dire guarda, tanto la mia dignità è talmente sottoterra che guarda, possiamo anche scavare più a fondo. Tu invece come fai ad essere Lea? Non lo so. In che modo ti senti Lea? Essendo così come mi vedi adesso. Okay. Quindi tipo che non so parlare. Certo, no, assolutamente. Hai qualche talento particolare che pensi non abbia nessuno? Oddio, Sai fare questo? No. Hai visto? Come fai? Non ti si smolla la mano, non hai sì. Le ossa. No, ma so anche mettermi il pene dentro il culo da... Vabbè,
No, ti dicevo, so fare girare il naso così. Mi hai un talento, tu ce Non lo so, perché tipo è difficile se io riesco a trovare qualcosa di me che dico, ah, questo lo so fare, quindi sono un attimo un Ah, pensi po' di non senza saper fare un risposta. cazzo? Sì, Ah, pensi di in non aver poche talento? parole sì. No, no, ma io sono dell'idea che il tuo talento è nascosto e deve solo essere tirato fuori dalle mani giuste. Quali sono le mani che più Grazie per i giuste beat, che ti hanno cazzo. toccata? Cioè, toccata nel profondo Sei della demente. tua sfera emotiva? In che senso quali sono? Cioè, nel Cioè? senso, la cosa che ti fai. Aspetta un secondo che la luce. Bravo Green, scopatella duro. No, no, no. Quali sono le. Cioè, nel senso, quali sono le circostanze che nella vita ti hanno fatto pensare di essere una persona valida? Grazie per i beat, cazzo. Questa è una cosa molto. Non lo so. Perché Ma. tipo, Ma io ho scusami. incontrato tante persone che mi hanno fatto sentire il contrario. Sbagliato. Vai, 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 prego. Buono. Quindi non saprei tipo se ho mai incontrato effettivamente qualcuno che mi ha aiutato a pensare il contrario. Ah, quindi hai incontrato solo persone che ti hanno buttata giù? Brutto. Persone sbagliate. Non ho capito. Brutto, brutto, veramente. Guarda, Lasca, vorrei veramente darti un forte abbraccio. Piacerebbe tanto darti un abbraccio. Se io fossi lì e ti dessi un abbraccio, ti darebbe fastidio? No. Non è una cosa a cui sono abituata, all'affetto generale delle persone, però. Ma cioè, nel senso, vorresti esserci abituato oppure non ti piace neanche? No, non mi dà fastidio. È solo una cosa strana. Sai, quella cosa a cui non sei abituato, però che magari tipo desideri dentro di te. Grazie, ragazzi. Cioè, nel senso, tu vorresti tantissimo essere abbracciata in questo momento, in realtà. Vorrei tipo avere più affetto nella mia vita, sì. E no, 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 guarda. E ho capito. Ma quindi, nel senso, in generale, un abbraccio, cioè, ma poi da me o da qualunque altra persona, in generale ti farebbe piacere ricevere un abbraccio. Grazie per i beat, cazzo. Tranquilla, Alaska, c'è il pitrine di Nasca. Ok, scusami, ma sono veramente sensibile a queste cose. E senti, Alaska, prima che inizio a piangere, Ciao! dimmi quattro cose che ti piace fare tantissimo. Quattro cose che mi piace fare Ti masturbi? tantissimo. Sì, come penso qualsiasi persona normale. Ok. Comunque, boh, cose che Scusa. mi piace fare è sicuramente viaggiare, disegnare, ascoltare la musica, che penso che sia banalissimo, però. E uscire di casa, perché non esco mai di casa. In Quando è l'ultima volta che sei uscita di casa? realtà oggi per andare a prendere Gratta e Vinci, però a parte quello, l'ultima volta è stato Come Gratta e un Vinci? Sei ludopatica? po'. No, è perché. Me l'aveva chiesto un ragazzo in chat, quindi l'ho preso. Mi ha tipo sfidato, Ma quindi. hai tanti amici? Non No. ne hai? In questo periodo sto conoscendo persone, però diciamo che ho avuto un periodo abbastanza pesantuccio, dove tipo ho perso un po' di persone. Ho capito. Mi vorresti come amico? Non lo so, se non ti sto antipatica. No, 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 non mi stai per niente antipatica. Mi stai veramente simpatica. Potremmo diventare grandi amici. Perché
Non lo so, che sono una persona un po' strana, tipo, per come sono, penso, tipo, cresciuta, sono una persona un po' più complicata. Non capito. E, ti è mai capitato di frienzonare un ragazzo? Sì. Quando è l'ultima volta che l'hai fatto? Anni fa, un Vuoi sacco di anni raccontarci fa. la dinamica? Boh, ma niente di che, era un amico con cui uscivo abbastanza spesso, solo che a me non piaceva sotto quel punto di vista, quindi quando me l'ha chiesto gli ho detto di no, che per me era solo un amico. E lui? È vivo? Cioè, sì. Ho continuato a essere amici per un po', poi dopo mi ha mandato un po' a cagare e basta. Non ci siamo mai più visti o sentiti. Manca? Un pochino, ma non in modo eccessivo perché non è che siamo usciti per così tanto. E non riusciresti mai a vederlo come di più rispetto a un amico? Beh, lui in particolare no, secondo me, cioè ci deve essere quel qualcosa che ti scatta, quel qualcosa che ti fa capire che ti piace sotto un punto di vista più speciale. Ok, mettiamo in conto, è un caso ipotetico, no? Che io e te dovessimo diventare amici e io diventassi quell'amico lì che a un certo punto dice dai, mettiamoci insieme o comunque una roba del genere. Quale sarebbe la situazione in questo caso? Non lo so, a parte che non ti conosco e tu non conosci me, quindi non potresti sapere se si potrebbe presentare la situazione a prescindere. Poi tipo, c'ho una situazione attualmente che è un po' complicata. Capito, sono tutte domande lavorative, eh? Io vengo sempre in quel contesto, vorrei sottolineare che sono un grande lavoratore e quindi ho grande rispetto del mio lavoro e quindi faccio tutte queste domande in ambito lavorativo, ci mancherebbe altro. E qual è il tuo tipo ideale a livello estetico? Non mi sono mai tipo posta limiti Ah, sotto sei questo punto di vista. pansessuale, deve avere la mollica, bravo. Cioè, però in linea di massima, magari quello, sai, magari dei canoni ideali. No, in realtà no, perché proprio, cioè, sono stata con tante persone che erano completamente diverse l'una dall'altra. Perché non è tipo come una persona fuori, è più come dentro che mi fa innamorare. Poi tutto il resto è tipo un contorno che col tempo apprezzi, Io ho il perché fegato ogni persona ha la grasso, sua. Non credo. ce l'abbiamo tutti. No, credo che con la mia attività alcolica credo di aver il fegato un po' grasso, se può essere. Non so, magari è un colorito carino il mio fegato. Non lo Ok. so. Poi i miei polmoni saranno. No, in realtà non credo troppo neri. Saranno, secondo me, hanno un po' di sfumature interessanti. Fumi tanto? No, non fumo. Fumo queste qua, le IQOS. Anche tu le fumi? No, non l'ho mai provato l'IQOS. Non mi ispira. Le sigarette? Sì. Lo shabu? No? Aspetta, cos'è lo shabu? Lo shabu è una delle droghe più potenti al mondo, che la metti su un cucchiaino e te la shabui. Ok, Crocodile, quella che ti divora i muscoli e rimangono le ossa. no. No. Brava, Però brava. in tutto questo c'è il mio mod Brocco che Beh, vuole 10 mesi che mica ti si buttano. saluto. Ciao, che te ne vai? No, 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 nel senso che lui ti saluta. Ah, Brocco? Bel nome, ciao Brocco! Ma senti, col mio Alaska, puoi fare una valutazione del mio profilo Instagram? L'hai già guardato il mio profilo Instagram? Di la verità. No. Aspetta, è che non saprei, cioè comunque mi sa di profilo molto curato, sono belle le foto. Ma scusami, cosa stai guardando? Gira un attimo.
Eh sì, sono io. Apri il post quello dove ci sono io con una sigaretta in mano all'Old Fashion di Milano. Quello che sembra un maranza. Aspetta, questa qua? Sì, sì, sì. Ok. Scorre, okay. Questa foto come sono venuto? Bene, bene, molto bello. Beh, ragazzo? Quindi tu vuoi la valutazione su di te o sul post? Beh? Devo fare una valutazione al post o a te? No, no, a posto a sto punto. Prego. Porco due. Vai, vai, al posto, scorri. Da una scala da 1 a 10, boh. Non sono molto esperta, io faccio schifo in queste cose. No, no, ma valuta proprio neutralmente da ragazza media, lo so. No, io darei un bel 9. Ok. E a me? Beh, non sei un brutto ragazzo, se questo che vuoi sapere. Gran porta Giulia, ti prego. Vuoi dire altro o è finita così la frase? È che io ho bisogno di sapere di più per poter valutare meglio nel caso. Cioè, non mi piace valutare le persone soltanto per il lato estetico, la trovo tipo una cosa troppo superficiale. Mi stai odiando? No, 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 no. Tu sei pan, no? Mm. È pan, eh? Sì. Allora, inutile che scrivete F, è pan. Quindi scrivete P al posto di F. Pan, basta, è pan. Quindi vuol dire che il suo giudizio estetico è puramente casuale e non basato su una reale attrazione, perché è pan, ok? Bella è pan. Siete chiaro che è pan o no? Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo, ma nemmeno sta. Le faccio na na na, ma non posso fare poi le cose, sì, quelle che dici, ma come possiamo fare?